Ciao a tutti amici dai Salento Anglers SC. Oggi vogliamo, dopo tante vostre richieste, far vedere come si crea il terminale short rovesciato, terminale per self-casting. Un trave adatto per essere usato con un mare molto mosso, quindi ideale per insidiare la tanto amata spigola. Ora vi mostrerò come fare, poi dopo vi darò qualche piccolo consiglio in merito. Il trave che andremo a creare sarà un trave incollato per un fondale sabbioso, visto che nei periodi freddi e con un mare molto formato, la spigola ci viene a trovare a neanche 30 metri dalla riva. Detto questo, basterà scegliere una bella spiaggia con un fondale sabbioso, con dei canaloni molto vicini, e diciamo che il gioco è quasi fatto. Quindi quello che serve per creare il tutto sarà il nostro supporto di montaggio, un nylon da 0,45 diametro, vanno bene 1,80 m anche 2 metri, uno spezzone, una microgirella, lo sgancio rapido per il piombo e il suo conetto. Le perline, la nostra colla. Ragazzi, io ho preparato uno spezzone da 2 metri più o meno e gli ho fatto già l'asola. Una volta fatta l'asola, inseriremo la prima perlina. Poi inseriremo la microgirella. Poi l'altra perlina. Poi il nostro cono ed infine lo sgancio rapido. A questo punto possiamo chiudere il trave, rifacciamo un nodo, un bel nodo, 5-6 giri. Ok ragazzi, nel video precedente del mini trave abbiamo fissato le perline e la girella vicino allo sgancio rapido, quindi ci siamo mantenuti bassi. Con lo short questa volta il fissaggio avverrà alto, quindi vicino all'asola, non troppo vicino altrimenti si creeranno garbugli. Per evitare ciò, a 5-6 cm dall'asola va bene. Quindi ora ci prepariamo per l'incollaggio, sistemiamo il trave sul supporto di montaggio. Ok amici, a questo punto prendiamo una goccia di colla e andiamo ad incollare la prima perlina. Poi avviciniamo la girella quanto più vicino possibile alla perlina incollata e anche l'altra perlina. Facendo attenzione,
Ok, prendiamo un'altra goccia. Andiamo ad incollare l'ultima perlina. Ok, ci siamo ragazzi. Adesso aspettiamo 20 minuti in maniera tale che la colla prenda bene. Amici, la colla sembra aver preso bene. Questo è lo short rovesciato. Come bracciolo io per la spigola preferisco montare un semplice nylon da 0,23. Lo facciamo lungo in maniera tale che l'amo arrivi a circa 20 cm dal piombo sullo short rovesciato. Quindi se facciamo il trave da 2 metri, il bracciolo sarà da 1,80 m. Detto questo, amici, manca solo aspettare una bella mareggiata e andare a pesca. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale Salento Anglers SC, anche la pagina Facebook e Instagram. Su Instagram la nostra pagina è Salento Anglers tutto unito, trattino basso SC, trattino basso surf. Seguiteci amici, seguiteci, seguiteci. Ciao a tutti da Salento Anglers SC.